Ed eccoci qua a commentare una Fiorentina superlativa. Una Fiorentina superlativa. Che dire? 1-1 con veramente una Fiorentina meravigliosa e una bruttissima Juventus. Proprio per quello comunque non sono assolutamente contento, perché comunque sia, la meritavamo tutta, la meritavamo tutta. Juventus è veramente una squadruccia da metà classifica. La Fiorentina avesse un attaccante, potrei dire anche, potremmo ambire anche per la Champions. Ma perché no? Perché no? Perché no? Perché non, mi sembra che comunque abbia girato tutta la squadra benissimo, dalla difesa ai laterali, Sottil, Biraghi, Dodò, dietro anche nel secondo tempo quando ha voluto il problema, Milenkovic è entrato quarta, che ha giocato veramente bene, Barak, hanno giocato tutti bene, tutti, Kwame. Kwame, tanta roba, Amrabat soprattutto, cioè Amrabat ogni tanto i voti tipo 9 ci dovrebbero anche essere nelle squadre, perché veramente si merita un 9 in pagella. Però ragazzi, abbiamo buttato via questo calcio di rigore che comunque si aveva tirato bene, è stato bravo il portiere. Anzi, questo portiere è sempre, sempre decisivo con noi, perché non so se vi ricordate anche anni addietro, non mi ricordo neanche in che squadra giocava, il Pescara addirittura ci sta che giocasse a Pescara Perin, non me lo ricordo, ma ero al Franchi e fece, ma tante partite Perin ragazzi, ha fatto la partita della vita con la Fiorentina, una cosa incredibile. E sicuramente comunque Perin è molto più forte del primo portiere che hanno lì, Szczęsny polacco, secondo il mio modesto parere. Oggi gliel'ha fatta pareggiare lui, perché poi del resto la Juventus veramente è poca roba, poca roba. Ma però siamo poca roba noi sotto porta, se non si butta dentro e non si fa gol, le partite non si vincono, perché ora oggi si è giocato con la formazione migliore, ora si fa turnover, si giocava con la squadra peggiore quando si gioca con la piccola, non si vince neanche con la piccola, non si vince con la grande, come si deve fare? Cioè, qui comincio ad andare un po' fuori di testa. Voi che ne pensate? Io comunque, vabbè, io mi pesa tantissimo, perché questa partita era una vittoria tutta la vita. Io giuro che ho finito la partita, basta, ho spento tutto, ho lasciato il telefono lì, non ho fatto neanche il video subito, lo sto facendo adesso, dopo un po'. Non ho visto il possesso, non ho visto i tiri, non ho voluto vedere niente. Andrò a vederli dopo il video, ma è cioè, un dominio. Vabbè, è andata così ragazzi, è andata così. Ora niente, ora testa, perché si comincia con i gironi. E andiamo a vincerle, bisogna vincere le partite. Bisogna vincere le partite. Bisogna cominciare a vincere le partite. L'italiano deve o li prende a ceffoni, o li prende a ceffoni. Devono trovare uno spiraglio per far segnare Cabral e Jovic, perché se no è dura, se no è dura, perché comunque la Fiorentina c'è, la Fiorentina c'è. Bene così, io vi saluto, buona serata e forza Viola, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Leonardo, dal Poderino.